Questi erano i quattro interventi che mi hanno illustrato un attimo e approfondito alcune questioni che abbiamo affrontato anche nel nostro programma. Come vi dicevo all'inizio, e volevo riprendere la locandina che abbiamo preparato per l'occasione, Traforo, Bretella, Piazza Meschio, Mafili, alcuni di questi sono stati già accennati nei precedenti interventi. A noi farebbe molto piacere che da in questo momento fino alla fine della serata si riuscisse a portare avanti un dibattito, ovvero sì, a me farebbe molto piacere che ci fossero degli interventi da parte dei cittadini qui presenti per avere un confronto. Potete fare domande a me o a qualcuno dei candidati sugli argomenti che hanno portato alla vostra attenzione. E io vi dico, intanto che pensate a qualche domanda, due parole brevi riguardo appunto a queste questioni. Traforo, penso che ormai lo conoscete tutti, qui abbiamo anche portato alcuni grafici, alcune immagini e considerazioni sulla questione. Noi come liste che supportano la mia candidatura siamo contrari all'attuale progetto ANAS, così come presentato, quindi un progetto che, illustro brevemente, parte a nord, vicino appena dopo il laghetto delle Rondini di cui parlava prima Bruno, quindi con un ponte sul fiume Mesco, una rotatoria, una galleria di 1500 metri che sbucherà sotto le case di Borghel, quindi nel borgo storico a Sant'Andrea, con il rischio concreto che 10 abitazioni dovranno essere abbattute e quindi 10 famiglie dovranno abbandonare le loro case. Uscita a Borghel ci sarà un tratto in trincea, con una trincea U, diciamo, sezione, per farla semplice, con dei muri di circa 7-8 metri. La strada poi salirà fino ad arrivare al piano di campagna in località Rindola, dove adesso vedete quelle recinzioni che hanno posto. Questa rotatoria, che poi non prosegue oltre perché il progetto oltre questa rotatoria è stato bocciato ancora anni fa, girerà a destra e arriverà direttamente in centro città, Vittorio 2. Lungo il suo tragitto ci sarà un sottopassaggio dell'attuale via Carso, un sottopasso di circa 100 metri, la strada sbucherà di fronte al liceo, quindi nel campus scolastico, ci sarà un ulteriore ponte sul fiume Meschio per poi uscire con una rotatoria a fianco dei condomini di Vittorio 2. Questo è il tracciato che ormai penso la maggior parte di voi conosca. Noi siamo contrari sicuramente a un progetto di questo tipo perché è sovradimensionato rispetto a quello che è l'obiettivo che ormai anche l'amministrazione stessa va dicendo, diciamo, anche sulle carte stesse, ovvero sia il problema di superare Serravalle e la stretta di Serravalle. Se questo è l'obiettivo, probabilmente c'erano e ci sono delle soluzioni alternative meno costose e meno impattanti. Noi nel programma abbiamo indicato un metodo, una metodologia, un percorso da seguire prima di dire che se è non necessario bucare una montagna per superare il problema di Serravalle. E qualora fosse effettivamente necessario, bisognerà prima iniziare un processo serio di concertazione e di partecipazione con tutta la cittadinanza, con chi a Serravalle lavora e ci vive e con tutta la cittadinanza di Vittorio Veneto. Quindi non si possono calare grandi opere dall'alto senza prima sentire la cittadinanza cosa ne pensa. Stesso discorso vale per la Bretella. Come esperienza personale, già da 5 anni ormai che ho avuto anche il modo di partecipare insieme ad altri comitati ambientali nella battaglia, nella lotta contro quella che oggi purtroppo è stata realizzata, ovvero sia la prima parte della Bretella di Ceneda che va dall'uscita della 27, sapete anche voi, fino all'emisfero. Un'opera che già all'epoca tutti i comitati, tantissime persone giustamente attaccavano perché si capiva che non sarebbe servita a nulla fatta in questa maniera, e oggi è sotto gli occhi di tutti. Coloro che si ritrovano alla rotonda dell'emisfero sanno bene quali problemi di inquinamento, di congestione del traffico ci sono. Quindi un'opera inutile, costata anche qui quasi 10 milioni di euro, quindi delle cifre esorbitanti, che hanno portato alla distruzione di una parte di ambiente nella bassa Cenena, diciamo, importantissimo, caratterizzato dalla centuriazione romana, oltretutto, quindi abbiamo distrutto un ambiente, un patrimonio storico e ambientale importantissimo per nulla. E eventualmente dopo potremo affrontare anche il problema che è di questi mesi, ovvero sia la proposta e l'approvazione, diciamo, dell'attuale amministrazione della famosa T, ovvero sia della Bretellina, che da nord, all'altezza, diciamo, dell'incrocio con via della Bressana, dovrebbe congiungere con una nuova strada la zona industriale, l'attuale Bretella. Nel nostro programma noi diciamo no a grandi opere, quindi siamo contrari, diciamo, anche a questa strada, prima di tutto perché non sappiamo neanche se sia necessaria una strada di questo tipo.
E abbiamo proposto soluzioni alternative anche qui, cioè prima di consumare ulteriore territorio, prima di proporre grandi opere calate dall'alto, valutiamo quello che abbiamo già. Quello che abbiamo già è quello che già molti oggi utilizzano, soprattutto i mezzi pesanti, ovvero sia via sotto le rive. Vuol dire ricalibrare, mettere in sicurezza quella parte di via sotto le rive che in parte è già stata, diciamo, riadattata, per ricollegarla poi a via Calle Libera fino a arrivare in zona industriale. Oggi sapete che chi, i camionisti, diciamo, che conoscono il nostro territorio, una volta usciti dall'autostrada, prendono via sotto le rive per arrivare in zona industriale. Questa sicuramente, secondo me, è una questione anche di buonsenso. Prima mettiamo in sicurezza, ricalibriamo quello che abbiamo. Vuol dire anche mettere in sicurezza via Calle Libera. Io, personalmente, per lavoro, qualche anno fa avevo fatto il censimento degli edifici, cioè dei numeri civici per il comune, e ho avuto modo di girare a piedi tutta San Giacomo. Quindi tutta via Calle Libera, che ho notato in alcuni punti, in molti punti è molto pericolosa, nel senso che mancano marciapiedi, manca un'adeguata sicurezza per il pedone, per il ciclista in primis. E quindi vuol dire iniziare a fare, possiamo dire, delle piccole opere, ovvero sia delle operazioni sul territorio per mettere in sicurezza le strade e per far sì che siano più sicure sicuramente per gli elementi deboli, quindi pedoni e ciclisti in primis. Queste sono solo alcune delle cose che si possono fare. E sicuramente un altro argomento legato alla questione della bretella è quella del famoso casello in zona industriale, ovvero sia all'altezza di Scomigo. Negli anni se ne è parlato tantissimo, se ne continua a parlare. Noi riteniamo che sia un'idea intelligente, possiamo dire, quella di valutare l'apertura di un casello, o meglio ancora, iniziare prima un procedimento che permetta di aprire, ovvero di rendere comunque usufruibile gratuitamente un tratto di autostrada, per poi valutare un accesso rapido, diretto, dall'altezza di Scomigo, quindi vuol dire dove c'è la stazione di servizio, fondamentalmente, direttamente alla zona industriale. Esisteva, c'era già sulla carta un progetto di casello, presentato ancora, se non ricordo male, fine anni 90, nel 2000, dall'allora ancora c'era la giunta Scottà appena insediata, che però dopo cade nel dimenticatoio per una serie di questioni che adesso non ricordo nello specifico, però il progetto c'era. Quindi perché non valutare qualcosa di questo tipo, sicuramente più funzionale. Questo vi dico, quello vi sto riportando poi grosso modo quello che è nel nostro programma di fatto. Le altre due questioni, Piazza Meschio, Maffi, sono quelle che qui abbiamo chiamato cattedrali nel deserto. Piazza Meschio, ma sono più di 5 anni. Sono più di 5 anni che è lì così, che i cittadini non possono più utilizzarla, con tutti i problemi per coloro che ci abitano in quella zona e per coloro che ci lavorano. Riteniamo, noi nel programma abbiamo messo questa come priorità, come una delle urgenze legate al territorio. Una nuova amministrazione dovrà impegnarsi da subito per risolvere il problema, vuol dire sedersi subito intorno a un tavolo con, in questo caso, i rappresentanti della società ed il V, se sarà ancora questa, e quindi poi è un out, secondo me, o la finite subito questa cosa qua, oppure vi liquidiamo, cioè c'è poco da fare, bisogna andare col pugno forte, mettiamola così. Cioè il comune, riteniamo che ci possono essere forse delle concause che hanno portato a questa situazione, ma il comune è stato a guardare in questi anni, e un comune non può farlo, perché sennò si arrivano a situazioni come quelle che abbiamo oggi, e dopo non se ne esce più. Quindi bisogna che il comune faccia la sua parte e si imponga come deve nei confronti di questa società, affinché sia completata come doveva essere, secondo il progetto originario, questa benedetta piazza, affinché sia di nuovo aperta a tutti i cittadini. Maffi, abbiamo detto, è uno dei grandi spazi vuoti di Vittorio Veneto, di proprietà del comune, molto probabilmente è la causa di quello che è stato lo sforamento del patto di stabilità, di cui si parla sempre di più sui giornali, quindi è una questione importantissima. Di questi spazi, Vittorio, ce ne sono molti in realtà. E nel programma noi abbiamo scritto che aderiremo, o comunque ci impegneremo, per fare un censimento, di cui si parlava anche negli interventi all'inizio, un censimento del cemento, ovvero sia di tutti quegli edifici vuoti, sfitti, sia pubblici che privati, che abbiamo sul territorio. Questo cosa permetterebbe di fare? Permetterebbe di avere una fotografia chiara della situazione del patrimonio immobiliare nella nostra città, e capire quindi dove andare ad agire. E qui ritorna la tematica del PAT, del famoso piano di assetto del territorio, uscito 5 anni fa, appena prima delle elezioni, in pompa magna, poi caduto nel dimenticatoio, l'anno scorso era stato ritirato fuori e adesso è di nuovo scomparso.
è il nuovo piano di assetto del territorio, è il nuovo PRC, è lo strumento che deciderà il futuro urbanistico e di progettazione della nostra città per i prossimi anni, quindi è importantissimo. Ma per poterlo redare e progettare in maniera adeguata occorrono avere dei dati precisi e questi dati ad oggi il Comune non ce li ha. Quindi noi abbiamo deciso anche di aderire a una campagna nazionale portata avanti dal Forum Salviamo il Paesaggio, che hanno, grazie all'aiuto di esperti del settore urbanistica, architetti, ingegneri e altri esperti del settore, hanno redatto una scheda specifica che permette, integrando, confrontando dati Istat, dati del censimento, eccetera, di avere uno spaccato della situazione immobiliare degli edifici vuoti, sfitti, capannoni, eccetera, nella propria città. Il Comune di Vittorio, anche in seguito a sollecitazioni fatte negli anni passati, nei mesi passati, ha risposto dicendo che loro non hanno la capacità, non hanno le competenze per fare una cosa di questo tipo. E a me viene da sorridere perché ho seguito questa questione per anni e ad esempio il Comune di Conegliano e lo stesso Comune di Mogliano, quindi due grossi comuni paragonabili a Vittorio in provincia di Treviso, hanno invece fatto e compilato in maniera corretta questa scheda. A Conegliano l'ha fatta una persona, un amico che conosco, quindi quella del Comune di Vittorio è più una scusa probabilmente, perché forse altri sono gli interessi di questa amministrazione, che non quelli di avere informazioni, dati aggiornati per poter fare una programmazione seria e a lungo termine per la città. Io potrei stare a parlarvi anche tanto, perché ormai dopo questi due mesi di campagna elettorale mi sono anche abituato, però mi farebbe molto piacere, ho visto qui persone anche che non conosco, che questi problemi magari li discutessimo assieme, quindi magari se qualcuno anche, non so, delle osservazioni da fare sicuramente, delle proposte, oppure se può portare anche la sua esperienza, non so se c'è qualcuno che, ad esempio, Piazza Meschio, qualcuno che magari ci vive oppure ci lavora attorno a questa piazza con tutti i problemi che ha dovuto subire in questi anni, il problema della bretella, sicuramente qui c'è qualcuno che immagino abbia a cuore queste tematiche, come la tematica del territorio in generale, quindi mi farebbe molto piacere se voleste così chiacchierare con noi un attimo, visto che abbiamo il tempo questa sera, e confrontarci anche per migliorare assieme, perché come abbiamo scritto anche nel programma, la partecipazione di tutti è fondamentale per andare avanti, quindi un nuovo comune dovrà essere aperto a tutti i cittadini, a tutte le esigenze, ascoltare i cittadini in maniera trasparente e senza distinzione, e questa è l'unica maniera per poter anche far fronte all'attuale crisi. È l'unica maniera per il Comune di Vittorio Veneto per cercare di rialzarsi e di sperare in un futuro migliore sicuramente. Quindi noi siamo qui anche questa sera insomma con voi, vi ringrazio anche per la partecipazione perché siamo numerosi, sono contento di questo. Noi ci siamo proposti anche io stesso per questa campagna elettorale perché crediamo nelle potenzialità di Vittorio e crediamo in un percorso partecipato e condiviso, ovvero sia che questa sia l'unica maniera di ottenere qualche risultato per Vittorio. Quindi volevo sfruttare questa occasione con voi appunto per un confronto. Noi siamo qui a esporvi le nostre idee, quello che pensiamo. Può essere giusto, può essere sbagliato, qui poi è una questione di opinioni, ma l'importante per noi è farvi sapere quello che pensiamo e magari già stasera avere un riscontro. E quindi mi farebbe piacere capire se secondo voi quello che abbiamo detto, quello che sto dicendo io adesso è giusto, oppure sto dicendo qualcosa che non va bene. Mi fermo qua, perché se no poi dicevano loro, ci tagliano la gola. Aspetto una domanda da parte di chiunque. Qualsiasi domanda, ecco una mano alzata, stupendo. Arrivo con il microfono senza fili. Buonasera a tutti. Allora, io ho ascoltato con molto piacere gli interventi che hanno sottolineato molto bene quanto importante sia il territorio e la sostenibilità per tutta la cittadinanza e per il comune. Quando però si arriva a parlare di
in concreto di problemi che riguardano il comune di Vittorio Veneto. Non lo so se è una mia impressione, magari non so se qualcuno vuole sostenere la mia tesi, si tende a parlare di problemi che partono dalla Vittoria Alata in giù. Io vorrei capire, visto che la Valle Amisina fa parte del territorio del comune di Vittorio Veneto, non sono un'esperta, però guardando una cartina penso che sia una percentuale notevole del comune, vorrei capire che pensieri, progetti, idee ci sono in merito alla Valle Amisina. Grazie. Grazie mille per la domanda. Io rispondo subito, poi nel frattempo dopo passiamo alla prossima domanda. Ti dico, a livello di programma, quindi una cosa che è scritta, quindi che fa testo, abbiamo affrontato la questione sicuramente della Valle Amisina. Abbiamo anche in lista delle persone che ci vivono in Valle Amisina, che quindi conoscono anche le problematiche. Sappiamo benissimo che in questi anni, vuoi a causa molto probabilmente dell'autostrada, quindi dagli anni metà anni 90, la valle si è spopolata per una serie di questioni dovute, ritengo, in primis proprio al passaggio dell'autostrada. E mancano in Valle Amisina anche servizi primari, quindi manca una farmacia, manca un ufficio postale, piccole cose che però potrebbero sicuramente cominciare, diciamo, dando un segno di proposta positiva per la Valle Amisina. Noi nel programma l'abbiamo scritto, cominciare dalle piccole cose, dalle prime necessità della Valle Amisina, questo anche della discussione che è nata con alcuni dei candidati che qui ci vivono. Sicuramente uno dei problemi della Valle Amisina, almeno di alcuni abitanti con cui ho avuto modo di parlare, anche quello della viabilità, quindi il discorso legato al superamento di Serravalle, ovvero sia i problemi legati in particolar modo al superamento di Serravalle quando ci sono quelle iniziative, specialmente la prima domenica del mese mi viene in mente, di chiusura del traffico e quindi quando c'è il semaforo attivo e quindi c'è il doppio senso su Serravalle. Sicuramente questo è un problema e ne siamo consci. Noi, come ti dicevo prima, porto l'esempio del traforo, quindi come grande problema anche legato alla viabilità della Valle Amisina, al discorso della viabilità, siamo contrari all'attuale progetto così com'è, perché riteniamo che sia sovradimensionato, come dicevo, con una spesa eccessiva per quelli che sono i reali bisogni per Vittorio, ma non solo. Se il problema è il superamento di Serravalle, quindi dare anche la possibilità per chi viene da nord di avere comunque un attraversamento rapido del centro storico senza trovarsi, quindi diciamo a fare colonna, quando ci sono queste situazioni particolari, le alternative ci sono. Lì ne abbiamo riportate alcune, poi posso mostrarvi anche delle altre, meno costose e meno impattanti dal punto di vista ambientale. Riteniamo che però debba essere anche una questione di pensiero, ovvero sia anche di organizzazione in questo caso, che è una cosa che abbiamo notato manca quando ci sono ad esempio queste iniziative, soprattutto in questo periodo. Vedevo anche domenica scorsa, è stata fatta l'Expo delle auto, pigliando il traffico. Ad esempio, questo riporto così, questo piccolo esempio, sono passato la sera a Serravalle alle 10:30 e c'erano ancora le transenne che bloccavano l'accesso di via Martiri quando non c'era più nessuno, cioè l'Expo era finita un bel po' e anche altre iniziative. Con questo cosa voglio dire? Ci vorrebbe anche una gestione in queste occasioni particolari da parte dell'amministrazione, quindi della polizia locale, del traffico, quindi ad esempio mettendo un vigile all'altezza di Porta Calore che direziona il traffico per tutti coloro che a Vittorio non ci devono andare ma lo devono attraversare, ad esempio. Il discorso autostrada. Autostrada può essere appunto utile nell'ottica di un'apertura delle autostrade, qui ricordo che a maggioranza il Consiglio Comunale ha votato nel 2011 per spingere affinché l'autostrada venga aperta e liberalizzata almeno da Vittorio Nord a Vittorio Sud, e così come Vittorio l'hanno fatto tantissimi comuni che diciamo si sviluppano da Mogliano, da Mestre fino a Belluno. Questo potrebbe essere un altro aiuto per quanto riguarda la questione viabilità. Come dicevo prima, se tutto questo non servisse, cioè una gestione più oculata anche della viabilità non servisse, allora valutiamo una viabilità alternativa però che sia veramente efficace. Questo per il discorso di viabilità. Ritorno su quelle che sono le esigenze primarie. Si è notato uno spopolamento della Valle Amisina. Noi si proponeva ad esempio nel nostro programma di cercare di incentivare l'ingresso ad esempio di coppie giovani, visto che c'è a Vittorio Veneto un reale problema anche di abitazione, ovvero sia gli affitti sono ancora molto alti, soprattutto nelle zone centrali di Vittorio, e molte coppie giovani, anche amici miei stessi, piuttosto che vivere a Vittorio e spendere una cifra che non possono permettersi, vanno a vivere nei comuni limitrofi, Fregona, Cordignano, Sarmen, eccetera.
potrebbe essere secondo me interessante anche per poter riportare, chiamiamolo così, un po' di vita alla valle, cercare di incentivare attraverso canoni agevolati, incentivazioni fiscali ad esempio, l'insediamento di coppie giovani in questa zona del territorio vittoriese che è importantissima, che di fatto è una zona montana. Anche qui sarebbe molto da discutere sul fatto della... che Vittorio Veneto non è una zona di pianura, ma in realtà comprende una zona montana anche importante, e quindi con tutte le problematiche di un'area di questo tipo. Quindi questa è stata un'altra proposta che abbiamo inserito nel nostro programma. Bisogna cercare poi, ritengo, di valorizzare, perché comunque un valore quest'area ce l'ha nonostante questa autostrada e questi pilastri, piloni che ci passano in mezzo. Bisogna cercare di ripartire dalle potenzialità che ha, quindi esempio dei laghi, da tutto questo corridoio dei laghi, dai sentieri che ci sono. Io d'estate, insomma, vado spesso al Lago Morto, per dire, e ci sono tantissime persone che ci vanno. Bisogna capire come riuscire a rendere la cosa appetibile per un maggior numero di persone. Deve esserci fatta un'organizzazione seria e un progetto a lungo termine che riesca a portare la gente in Val Apisina, ad esempio nella stagione estiva. Non penso ad esempio che il progetto di un campeggio fatto, quello che la propria amministrazione ha proposto in quest'area, possa essere una scelta giusta, nel senso che anche un tipo di turismo di questo tipo necessita anche di servizi, e i servizi non ci sono, servizi di trasporti, autobus. Mi ricordo una volta quando un treno passava ancora a 9 ad esempio, c'era la stazione che adesso è lì in degrado, cosa poter fare di questa stazione? Quindi torniamo sul problema viabilità, quello del trasporto ferroviario, problema per Vittorio in generale, perché rischio per Vittorio che negli anni salti per aria la stazione, in senso buono, nel senso che si rischi di perdere proprio il treno Vittorio Veneto. E questo è un altro grosso problema a cui doveva far fronte la futura amministrazione. Bisogna cercare di mantenere la ferrovia Vittorio Veneto e di potenziarla, quindi di iniziare un serio discorso con Ferrovie dello Stato e con la Regione. E questo vuol dire in quest'ottica capire ad esempio cosa poter fare della stazione di 9. Sarebbe, secondo me, bellissimo e interessante riuscire a mettere in piedi un progetto che permetta di riaprire questa stazione per portare turisti, per portare gente a 9. Quindi una serie di piccole azioni, direi, quelle che concretamente ritengo si possa iniziare a fare, sicuramente riportare i servizi, perché ritengo che sia una cosa fondamentale, farmacia, poste, sono piccole cose, ma ritengo che un comune debba spingere in questo senso, per quello che si parlava di piccole opere prima che di grandi opere, anche perché parlando di grandi opere c'è sempre il rischio che queste non vengano completate, e comunque sono opere che richiedono anni, e la situazione attuale ha dimostrato in più casi che c'è il rischio che rimangano delle cattedrali nel deserto. Questo è quello che ti posso dire al momento, anche prendendo spunto da quello che è il nostro programma. Sicuramente bisogna far sì che le aree geograficamente, diciamo, più distanti dal centro città, però sono Vittorio Veneto, quindi Val Apisina in primis, ma non solo, vengano, diciamo, riacquistino il valore e l'importanza che devono avere. Questo esempio potrebbero farlo attraverso quello che noi abbiamo proposto, ovvero sia ripristino dei consigli di quartiere, ma non in un'ottica diversa, ovvero sia ripensarli anche come spazi di aggregazione e aggregazione sociale, dove le persone possano ritrovarsi non solo per discutere e fare proposte, ma anche per avere magari, attraverso anche l'utilizzo magari di personale specializzato oppure anche di volontari a seconda delle disponibilità economiche, anche dei servizi, quindi un aiuto per far fronte alle problematiche quotidiane. Ecco, io questa ritengo possa essere la risposta. Il problema del traforo lo sappiamo, c'è, è una questione importantissima dal punto di vista della viabilità. Diciamo solamente prima, valutiamo quello che abbiamo, cerchiamo di iniziare a mettere a posto quello che abbiamo, piccole azioni, poi se tutto ciò non servisse, allora sediamoci attorno a tavolo con chi, diciamo, ha le chiavi del potere, tra virgolette, e insieme ai cittadini e a tutti coloro che hanno un interesse per questa questione, valutiamo le soluzioni migliori, questo sì. Grazie. Michele Bastanzetti, buonasera. La domanda la facciamo subito riguardo al Papadopoli, che è qui a 100 metri da noi. Cosa intendete fare? Dovrebbe essere un fiore all'occhiello della città, invece sta crollando su se stesso. Dicono che mancano i soldi. Dove sono stati usati i soldi? E qui vorrei fare un'integrazione. Dai calcoli nostri, dai comitati che si sono posti alla bretella, non si tratta solo di 10 milioni di euro. Siamo sulla dozzina di milioni di euro, perché oltre al costo della dell'affinto, che è solo quello
si aggira sui 7,5 milioni, c'è da sommare il costo del via d'Amosto, che è il tratto che va dal VIT all'emisfero, c'è da sommare il costo della rotonda dell'emisfero, e ci sono da sommare gli espropri, e poi quello che si dimentica, c'è da sommare anche il costo del nuovo asilo pazienza, che non sarebbe mai stato costruito se avessero deciso di fare questa nuova strada, quindi la cifra è ben più alta. A questa cifra, che è già di per sé spaventosa se riferita al bilancio della città di Vittorio Veneto, andrebbero aggiunti 9 milioni di euro, che sono il costo della bretellina disegnata da questa e approvata da questa giunta e, ahimè, anche da una parte dell'opposizione. Siamo a dei livelli di assurdità di spesa incommensurabile, siamo a dei livelli di dispendio del territorio, del nostro patrimonio storico e paesaggistico incommensurabili. Tutto questo in presenza di una viabilità minore che andrebbe semplicemente adeguata, perché il collegamento tra la Pinto e la zona industriale c'è già, la Bressana, le Ardi, Callarga, e siamo in Caldelivera in zona industriale. Basta eventualmente rettificare il primo tratto della Bressana e creare la rotonda che non c'è. Oltre a questo, come diceva Alessandro, vi è sotto le rive naturalmente. Un'altra integrazione, e concludo, il discorso del casello della 27, che vorrei riprendere anche perché ho visto in sala Aldo Zanetti che si è dato da fare per la pulizia dello svincolo, era previsto, non solo era previsto fin dall'origine, ma c'è già il sovrappasso presente fin dall'origine, adesso si vede benissimo dopo che hanno fatto il lavoro. È un'opera pensata con criterio, perché servirebbe non solo a Vittorio Veneto, ma a tutta la zona paricentrica, Colle Umberto, Cappella, San Vendemiano, e serve anche per creare maggiore interconnessione tra la statale, l'Alemania, e un asse autostradale che, come sapete, è ampiamente sottoutilizzato. Tanto più è utilizzato nel momento in cui è caduta la sua candidatura a collegare il centro Europa, quindi bisogna ripensarlo in un'ottica completamente diversa. Grazie. Un complimento finale ad Alessandro per come ha diretto questa campagna elettorale, che ormai volge alla conclusione, perché fra i candidati che io ho seguito con interesse tutti quanti, ho visto che si è battuto con una particolare preparazione, intensità e varietà di argomenti. Grazie Michele per la domanda, anche a Ricchi, complimenti. Beh, torno subito sulla prima domanda, concordo con te con quanto poi hai detto in merito alla bretella, siamo anche qua tutti assieme su alcune questioni e sono pienamente d'accordo anche sul lavoro fatto da Zanette per far capire cosa c'è già e cosa si può utilizzare. Su Papadopoli anche qui mi permetto di riportare quanto abbiamo scritto nel programma. Di fatto Papadopoli riteniamo che debba essere mantenuto pubblico, quindi prima di tutto non va venduto o svenduto, peggio, come ha tentato di fare già in passato l'attuale amministrazione. Partendo da questo presupposto, va sicuramente riqualificato. Noi abbiamo indicato per i Papadopoli, anche in seguito a dei confronti che abbiamo avuto nei mesi passati con dei ragazzi laureati allo IUAB di Venezia, che appunto nei loro corsi di laurea hanno portato avanti delle tesi di laurea nei loro corsi di laurea, i discorsi legati alla partecipazione, alla progettualità condivisa, alla partecipazione diretta dei cittadini nelle scelte dell'amministrazione. Piccola parentesi voglio fare, ci sono dei comuni in Italia, faccio un esempio, Pietegrasso nel Milanese, che hanno affidato in questo caso a una società esterna di affiancare, diciamo, le competenze comunali nelle decisioni riguardanti i progetti che ricadono sulla città, ovvero sia hanno avviato una serie di percorsi condivisi e partecipati con la cittadinanza per riuscire a decidere qual è la soluzione migliore per una determinata area, al fine che la scelta finale sia il più condivisa e partecipata possibile tra tutti. Questo per avere poi minori problemi, conseguenze negative per le scelte che verranno fatte. E ritengo che anche in questo caso si possa procedere in questo senso. Su Papadopoli tantissime sono le idee che negli ultimi 15 anni sono state portate avanti.
Mi ricordo anni fa c'era l'idea di farci un centro termale, ovviamente legato al discorso delle famose terme a Vittorio Veneto. Personalmente potrebbe essere anche una bella idea vista così, secondo me. Qui c'era poi un discorso legato, ad esempio, mi ricordo proprio ai dati, anche qui si parla di dati, ovvero sia la capacità effettiva rimasta a Vittorio per quanto riguarda le acque termali, che di fatto non garantirebbe, secondo gli stessi dati riportati nelle relazioni ambientali al PAT, diciamo la possibilità di farci un vero e proprio centro termale in questo senso. D'altra parte uno può dire a Bibione abbiamo un centro termale dove ci portano l'acqua, quindi le idee sono tante. Noi personalmente abbiamo ritenuto di indicare nel Papadopoli di iniziare un progetto condiviso con la cittadinanza, ovvero sia iniziare ad attivare una serie di procedure per sentire prima di tutto con chi, ad esempio, abita a Cendra, ma poi con tutti i vittoriesi, cosa ritengono possa essere la soluzione migliore per il parco, per il Parco Papadopoli, ovviamente con il supporto e l'aiuto di esperti del settore, per riuscire a definire forse il progetto migliore da presentare anche per poter accedere ovviamente a fondi europei, a fondi italiani, o comunque avviare un confronto con i vari enti superiori per poter accedere a fondi e quindi riuscire a riqualificare, ristrutturare lo stabile del parco per poter poi presentare un qualcosa di concreto. Nel nostro programma abbiamo fatto anche noi, in quest'ottica di concorso di idee, chiamiamolo così, una proposta, ovvero sia una proposta legata sempre al tema culturale, ovvero sia mantenere comunque il Parco Papadopoli come elemento attrattivo dal punto di vista culturale, quindi prevedendo una riqualificazione dello stabile, prevedendo un inserimento ad esempio di un museo permanente che possa poi anche permettere a una serie di mostre, quindi mostre diciamo periodiche al suo interno, portarci ad esempio l'archivio storico, valutare in quest'ottica come lo stabile dove ci troviamo oggi, che è quello della biblioteca, che è uno stabile sottodimensionato, è uno stabile non a norma come la stessa stanza in cui ci troviamo, è uno stabile dove mancano i servizi fondamentali anche più moderni come il wifi, per dirne una. Quindi valutare come in quest'ottica possa ad esempio la biblioteca essere portata all'interno della struttura del Papadopoli, potrebbe essere un'idea. Questo è quello che abbiamo proposto, abbiamo cercato di proporre, prevedere anche l'inserimento di realtà artigianali, commerciali, locali che possano in qualche maniera in partnership con il comune sostenere un progetto di questo tipo. Ci sono degli esempi in Italia in questo senso che hanno funzionato, quindi abbiamo fatto una proposta anche sulla base diciamo di così, esperienze virtuose. Ovviamente non so se è la soluzione ideale, a noi piacerebbe riuscire e utilizzare proprio il Papadopoli come il primo esempio di una progettualità condivisa con la popolazione per riuscire a definire la soluzione migliore, l'idea migliore per questo parco, per come farlo rinascere affinché diventi un polo attrattivo, comunque diciamo un emblema per la nostra città. Su questo vi posso dire per quanto riguarda il parco e quello che abbiamo scritto anche nel nostro programma. Le considerazioni appunto che facevi dopo sulla bretella sono giustissime, bisogna considerare anche tutto ciò che è le conseguenze di quest'opera, ovviamente. Assolutamente, il fatto anche della scuola, diciamo comunque dello stabile che è stato spostato, per dirne una, la via a fianco dell'emisfero, ovviamente, che è stata costruita prima. E su questo sono pienamente d'accordo, su quanto hai detto dopo mi trovi d'accordo al 100%. Qualche altra domanda? Un abbraccio alzato? Sì? Per quello che hai già detto sulle valle Pisine. Puoi venire così magari. Oppure vediamo se per caso, aspetta un attimo. No, hanno tutti paura di questo, no? Devo dirti che i servizi c'erano, sono stati tutti tolti dalla posta, la farmacia, la stazione di Nove, quindi è importantissimo riuscire a riportarli alla nuova amministrazione. Non c'era assolutamente bisogno della sorta area sosta camper che stanno da ieri e sono iniziati i lavori di costruzione di questa nuova sorta area sosta. Poi ci vengono a fare dai camperisti, non c'è un negozio, non c'è un bar, non c'è assolutamente niente. Volevo solo farti una domanda sul traforo. Un noto esponente del PD continua a dire che il traffico pesante non arriverà in centro. Volevo chiederti, è possibile che questo succeda? Che blocchino il traffico pesante, cioè fanno un viadotto, un traforo solo per le macchine di
biciclette o sarà possibile bloccare? Allora, in merito a questa domanda, appunto, io ho avuto modo di visionare le carte. Sapete oggi che la situazione, ovviamente per una questione proprio fisica, cioè i tir sono per una certa dimensione per se lavare, non ci possono giustamente passare perché altrimenti rimangono incastrati, e quindi è ovvio che è stato ancora un bel po' di anni fa, diciamo, quindi nello scorso secolo, è stato, diciamo, messo questo divieto e quindi l'imposizione che ai tir di passare e utilizzare l'autostrada, sul quale già ritengo non sia neanche poi prettamente, non dico legale, comunque penso che si possa anche così dibattere qualcosa. L'attuale strada, l'attuale progetto, vi mostro una slide al volo, non voglio dilungarmi troppo, ma giusto per precisione, un attimo solo che ve la trovo, una delle mille relazioni in merito, eccola qua. Allora un attimo, se parte qualcosa. L'attuale progetto, solo il nome vi faccio vedere, si chiama Strada Statale 51 di Alemagna, variante di Vittorio Veneto, tangenziale est, questo è il nome attuale che mantiene il progetto, collegamento alla sega ospedale Primo Straccio, la sega Rindola, vabbè, noto più quel nome di progetto di Traforo di Sant'Agusta. E nelle stesse, quindi di fatto si parla ancora di tangenziale, perché questo progetto era nato come tangenziale dopo una serie di, diciamo, provvedimenti, una serie di inconvenienti storici, chiamiamoli così, hanno portato al progetto di cui vi descrivevo all'inizio. E nelle stesse, diciamo, elaborazioni grafiche fatte dalle aziende, dalle ditte che hanno vinto l'appalto, che hanno avuto l'onere di realizzare il progetto esecutivo, ci sono dei camion disegnati. Quello sia, questa è una camionabile di fatto, è una strada extraurbana secondaria che diventerà la nuova statale di Alemagna e permetterà quindi finalmente di superare il famoso snodo di Serravalle, e quindi i camion finalmente non faranno più l'autostrada. E questo lo dico anche perché per i camion è un costo. Cioè io guardavo l'altro giorno, vediamo se riesco a farvi vedere, guardavo l'altro giorno il discorso delle tariffe, si può recuperare dal sito di Autostrade per l'Italia, dove con una serie di dati si possono appunto riuscire a definire definire così alcune cose. Ho cercato di fare alcune considerazioni, purtroppo si vede poco, comunque ve lo leggo. Ad esempio il costo per i tir Vittorio Veneto Nord, Vittorio Veneto Sud varia a seconda, diciamo, della dimensione, quindi un po' degli assi, 4-5 assi di un camion eccetera, varia da 1,30 euro a 1,60 euro, quindi non è proprio un costo trascurabile, soprattutto per chi magari questa tratta la deve fare per più volte alla settimana. Quindi fate due conti e potete immaginare anche voi come questi costi influiscono comunque a fine mese, a fine anno su un trasportatore. Quindi è chiaro che una strada di questo tipo è stata fatta, questo in teoria doveva essere il primo straccio di un ipotetico secondo che non esiste più perché il progetto è stato cancellato, non esiste più nulla in merito, e quindi è chiaro che i camion ci ritroviamo, è chiaro che nella redazione l'hanno scritto a servizio dei camion, comunque ci sono delle rappresentazioni grafiche dove i camion sono stati messi da coloro che hanno realizzato questo progetto. Quindi io ritengo che non sia possibile mettere un ulteriore divieto, perché penso si parla anche incontro così, non sia neanche, penso, legale mettere un ulteriore divieto. Poi ognuno ovviamente può dire la sua in merito, però è una strada fatta apposta per superare Serravalle, perché il problema è quello dei camion, soprattutto in primis, i camion poi ci passeranno su questa strada ovviamente, e quindi ci ritroveremo in centro città. Altrimenti, se tu non mi fai passare i camion per una strada dimensionata in questo senso, allora che senso ha farmi una strada di questo tipo? Mi fai un progettino, come già dagli anni 50 in poi sono stati avanzati i vari progetti alternativi, molto più limitato per il solo traffico leggero, mirato al superamento di Serravalle e basta. Magari pensando anche a mettere dei parcheggi scambiatori funzionali a nord e a sud della città, che al momento mancano. Mi fermo qua. Prego. Buonasera a tutti, io non sono un residente di Vittorio Veneto, sto portando la residenza qui, però mi sa che in tutte queste, questo che è stato trattato fino adesso, si è dimenticata una cosa,
è l'acqua. Perché viene portata in quella posizione? Parlavano di un tubo, anzi è già posto a nord, da 80 cm, se non mi sbaglio, 120 addirittura. Per chi è quell'acqua lì? Perché si esce vicino alla... Perché guardate che io penso, ma dico qua adesso, penso che gli stanziamenti servono qualcuno per fare imbottigliamento d'acqua. E penso, e lo dico, che non mi sbaglierò di tanto, perché se uno viene a portarmi l'acqua a piedi di un fabbricato che è dismesso e che ha una capacità che voi non vi immaginate neanche, un solaio di quelli lì, possono caricarlo da cima a fondo, tutto di peso, perché facevano scorte di cemento, di sacchi e anche sfuso, ha una capacità enorme, qualcuno ci ha messo l'occhio, e l'acqua, qua non ne abbiamo parlato niente, l'acqua, se non ne abbiamo parlato, sa perché? Perché in questo periodo l'uso delle acque minerali è sceso al 50%, addirittura ci sono i camionisti che lavorano a Paternello, dove ci sono, dove c'è l'impiegamento d'acqua, che vanno in cerca di lavoro a Belluno. Andate insieme, volevano cercare Belluno dove c'erano quelli che avevano scavatori, eccetera. Guarda che qua, la crisi che è arrivata anche qua, nell'edilizia, e tu pensi di venire a fare, di cambiarti dai trasporti lunghi che facevi con l'acqua minerale e di venire qua su. Ti stai sbagliando? Comunque l'acqua, ricordatevi che è il bene il numero uno, e se il tubo addirittura sta con il metro, quella lì doveva andare diritta, se doveva fare le cose bene, non farle girare per passare vicino ai tazzementi. Io non ho niente con i tazzementi, anzi è stato il mio fornitore per poco tempo fa. Ma loro, sapete cosa fanno? Un olio? Fanno solo per interessi, fanno loro per interessi, noi non siamo niente. Bravo Martino! La crisi del Golfo, che arrivavano gli autotreni di nafta densa finché era riempito tutto, e sotto tutto vuoto, sapete, sotto gli stanziamenti tutto vuoto, ha riempito tutto di nafta densa, hanno detto che riaprivano il forno e invece l'hanno ripresa tutta quanta quando hanno chiuso il dollaro, non sapevano già che andava chiuso il canale di Suez, anzi hanno caricato cemento da posti petroliferi lì e poi hanno affondato la nave nello stretto. Guardate che bisogna avere memoria con le cose, perché loro non avevano mai pensato al bene comune, solo hanno allargato la sera. Grazie. Appunto, rispondo brevemente a questa domanda che riguarda il famoso canale, diciamo, canale tubo dell'acqua, così si è detto anche questo, che fino a poco tempo fa si poteva vedere questi tubi depositati, diciamo, su prima della sega, il vecchio, diciamo, acquedotto aveva questi tubi da 60 cm di diametro, quello nuovo ha tubi da 1,20 m. Il tubo è inserito all'interno, diciamo, la previsione di, diciamo, inserire il nuovo acquedotto all'interno del tracciato del traforo, quindi per farlo passare attraverso la galleria c'è, diciamo, nel vecchio progetto definitivo del 2009 e rimane in questo, è proprio previsto il passaggio di questo tubo di diametro da 1,20 m, fornito dalla Servizi Idrici Sinistra Piave, che dovrà essere messo in bosa dalle aziende che hanno vinto la gara d'appalto. Dai disegni ultimi del progetto esecutivo, questo tubo, vediamo se riesco ad aprire qualcosa, qua se non si vede molto, comunque il tubo si ferma, passa attraverso, diciamo, la galleria di Sant'Augusta e si ferma alla rotatoria di Lindola. Qua non so se si vede, comunque forse no, perché non è quello giusto. Comunque questa cosa qui, così, questo che si vede qua poco, purtroppo, se ve lo ingrandisco un attimo, è il famoso tubo dell'acqua, questa cosa qua. Si vede pochetto, comunque dove la manina qua e qua prosegue e si ferma là. Da quello che avevo letto dalle carte, diciamo, delle quali appunto ho fatto accesso agli atti all'ANAS, questo tubo in teoria è previsto che prosegua da Lindola
Quindi che le ditte che hanno messo l'appalto facciano i lavori e lo mettano fin là. Da lì dovrebbe procedere fino alla rotatoria, quella di costa, quella che porta al Victoria Sport, diciamo quella piccolina. Dalle carte è scritto che continua fin là. Non so se poi appunto ci sia qualche tipo di innesto sull'attuale acquedotto che lo porti fino all'Ital Cementi, perché anch'io ho sentito queste famose voci che dicono appunto che potrebbe essere utilizzato l'Ital Cementi come fabbrica per imbottigliare l'acqua, diciamo. Io poi vorrei ricordare che pochi anni fa insomma c'è stato anche un referendum per l'acqua pubblica che è stato anche vinto, quindi sembra che ce lo dimentichiamo ogni giorno, ma l'acqua dovrebbe essere un bene comune, come si diceva prima, e quindi dovrebbe essere di tutti i cittadini e quindi non sfruttata in questo senso. E questo è quello che posso dire per quanto riguarda il famoso tubo dell'acqua. Al momento ovviamente tutto è fermo, poi si vedrà. Questo a suo tempo fu sempre l'ex sindaco Scoltà a imporre, quando si trovava all'interno appunto così del consorzio dei servizi idrici, a, diciamo così, a prevedere che questo acquedotto passasse per la galleria. Di fatto poi abbiamo avuto modo di parlare con tecnici dei servizi idrici Sinistra Piave, comunque con conoscenti, che hanno detto che se per caso il traforo non dovesse essere realizzato, loro lo fanno passare per un altro tragitto già previsto. È chiaro che se hanno già un buco pronto, probabilmente per loro è più comodo, però di fatto non è che aspettino quello per poter proseguire. Ok, io su questo mi fermerei tutto dell'altro. Altra osservazione, siamo qua apposta. Una mano alzata. Altra voce, se no bisogna farci. Ricollegando il discorso acqua, territorio, lavoro, edifici sfitti e produzione di energia e a basso costo e a basso impatto ambientale. Io ho sentito parlare del teleriscaldamento come fonte alternativa di riscaldamento appunto da applicare, in questo caso magari anche solo in via del tutto sperimentale, non perché il progetto non sia già stato attuato, in Trentino mi pare che va per la maggiore, ma per poter collegare magari al discorso che abbiamo delle cose scritte come la Marfil o come non so l'Enel, per poter fare la centrale, non so se qua la gente sa più o meno di cosa si parla, ma collocare in edifici spinti la centrale di produzione di acqua calda, tanto per ricollegarmi all'acqua, e quest'acqua poi inviarla in questi edifici pubblici che possono essere l'ospedale, le scuole, tenendo conto che hai un costo ridotto a livello di bollenza, un costo ridotto a livello di gestione, che puoi usare la stessa rete attraverso la quale trovi i tubi per infilarci fibre ottiche, fare fognature, fare anche altro, quindi non fare strutture così tanto per fare snodo che poi non sono un lavoro in più. Ti chiedevo qual è il programma anche per quanto riguarda questo, condizioni energetiche diverse, parliamo anche di scambi con altre esperienze, quindi Trentino, San Stefano di Cadore possono fare una scuola anche per noi. Non so come la vedi, come possiamo fare che noi un po' per affrancarci da quelle che sono le fonti energetiche convenzionali, per dare anche una migliore qualità della vita a Vittorio Veneto, insomma non parlo solo di questo. Questa è una possibile soluzione anche di tipo occupazionale, anche perché so che si servono per riscaldare l'acqua non solo delle normali fonti energetiche convenzionali, che può essere anche il gas, ma anche del cippato che potremmo anche produrre da noi volendo, utilizzando gli scarti di produzione di lavorazioni. Non lo so se è possibile perché non me ne intendo più di tanto, per esempio nella piattaforma ecologica viene compresa una marea di legno, abbiamo tutti i boschi, per esempio quelli del Fadalto, che sono poco utilizzati, e non so, ci vedrei anche qualcosa di economico tutto questo, possibilità lavorative. E tu come vedi questa esperienza qua e nel caso nel programma cosa ci si può infilare per conciliare un po' tutti questi elementi, lavoro, territorio, rispetto dell'ambiente, rispetto della salute delle persone, risparmio che non basta a casa. Grazie, domanda anche ampia e complessa direi. Sì, dal teleriscaldamento ne ho sentito parlare personalmente, non abbiamo messo come tema specifico nel programma parliamo più in generale di anche energie alternative, diciamo, di fonti rinnovabili.
che sicuramente bisogna puntare su questo, perché comunque poi anche qui abbiamo possibilità di accedere a fondi e incentivi, e quindi sicuramente il futuro è in quel senso. Nel programma posso riportare così a memoria alcuni punti che abbiamo inserito. Anche qui parlavo all'inizio, l'importante è avere una conoscenza della realtà del territorio, quindi avere dei dati a disposizione. Come servono avere dei dati in merito, diciamo, a quello che è il patrimonio immobiliare, è necessario ad esempio avere anche delle conoscenze in merito a quella che è il consumo energetico, diciamo, degli edifici. Abbiamo infatti previsto anche una mappatura energetica degli edifici. C'è un'esperienza virtuosa nel comune di Feltre, dove appunto loro hanno avviato un progetto per questa mappatura da immagini aeree satellitari. Io lo dico anche, mi piace questo argomento perché l'ho fatto anche per lavoro, l'ho fatto per lavoro a livello universitario e di ricerca, quindi sono cose fattibili in realtà, e se un comune come Feltre l'ho fatto, perché no anche Vittorio, ti permette di avere uno spaccato di quelli che sono per edifici, magari puoi iniziare a farlo sugli edifici pubblici, ma in realtà con queste tecnologie puoi avere uno spaccato generale sulla città e avere già un'idea di dove sono, diciamo, le zone su cui andare ad agire. Cioè abbiamo edifici che consumano maggiormente più di altri, e quindi capire dove sono le criticità del territorio. Quindi sicuramente tutte queste forme alternative a sostegno anche della politica energetica di sviluppo bisogna incentivarle. Sappiamo tutti che abbiamo ad esempio il famoso parco, diciamo, solare, chiamiamolo così adesso, in zona industriale. Ora io i dati, so che dai dati dell'amministrazione parlavano che aveva comunque avuto, diciamo, un ritorno economico positivo. Non ho avuto modo di approfondire la questione. Però diciamo quello che non mi è piaciuto di questa cosa qua è ad esempio il fatto di aver consumato ulteriore territorio mettendo questi pannelli, quando avevamo una zona industriale con un elevato numero di capannoni sfitti sui tetti dei quali si potevano benissimo porre tutti questi diciamo pannelli, e magari anche con un accordo con il privato far sì che ci fosse un ritorno reciproco, e quindi in qualche maniera anche venire incontro alle esigenze del privato, oppure cercare una qualche forma di incentivazione anche per magari favorire qualche tipo di impresa. Quindi ecco, ritengo sempre che ci debba essere un occhio per il territorio, assolutamente, perché altrimenti il territorio non è finito. Poi qui possiamo iniziare discorsi molto generali, anche molto belli, ma che di fatto sono questi su cui bisogna puntare. E quindi pienamente d'accordo con quello che dici, tutte le nuove tecnologie vanno affrontate, studiate e si cercherà di implementarle, ovviamente tutto ciò che può anche portare posti di lavoro in questo senso ben venga. Nel programma, qui faccio l'ultima piccola così appunto, abbiamo anche qui fatto una proposta, vediamo se sarà fattibile, se saremo, diciamo, noi i prossimi amministratori, cercheremo di capire quali possibilità avremo, ovvero sia il discorso dei rifiuti. Noi siamo ormai diventati come cittadinanza anche molto bravi a riciclare, no? Abbiamo la raccolta differenziata, le percentuali sono buone, ormai diciamo tutti nelle nostre case sappiamo distinguere i vari rifiuti, e quindi abbiamo già, diciamo, dal punto di vista così anche educativo, siamo già addestrati. Quello che io personalmente, non so se magari anche voi lo avete notato, in questi anni quando siamo passati, diciamo, al differenziato spinto, non ho notato un abbassamento di quella che è la tariffa dei rifiuti, diciamo. Secondo me la cosa suona un po' strana, perché se uno comincia a diciamo, migliora, diciamo, questa sua attitudine a riciclare, nel lungo termine dovrebbe avere anche un ritorno. E anche qui abbiamo un esempio che è, diciamo, il più virtuoso in Italia, che è quello del comune di Ponte nelle Alpi, qui vicino a noi, che dal 2007 è passato alla raccolta differenziata spinta con la nuova amministrazione, e quando si sono trovati a dire ma come la gestiamo questa cosa? Cioè, chiamiamo un'azienda terza che lo fa al posto nostro, e quindi pagheremo comunque, con cui faremo una convenzione, oppure rischiamo, tra virgolette, oppure nel senso che cerchiamo di gestircela in proprio questa cosa. E loro hanno fatto questa seconda scelta, ovvero se di gestirla in proprio, hanno creato una, diciamo, azienda partecipata ad hoc, con un solo amministratore unico, senza quindi consiglio di amministrazione, per ridurre diciamo le spese, quindi anche gli sprechi, diciamo, con uno stipendio lordo di 10.000 euro all'anno, e poi con l'aiuto di personale interno al comune e qui si ritorna al discorso di prima, con l'appoggio dei cittadini e la partecipazione diretta dei cittadini, sono riusciti ad abbattere i costi anche in bolletta e arrivare a una percentuale di differenziazione, diciamo, di raccolta differenziata pari al quasi 91%, che è il record, diciamo, è il comune più virtuoso in Italia in questo senso.
parliamo di realtà più piccole di Vittorio sicuramente, però secondo me sono un segnale questo, quindi perché non valutare, capire, anche qui si fa l'analisi costi-benefici, insomma, come si diceva all'inizio, per tutte le cose va fatte, perché non valutare e capire quali margini ci sono? Tutto ciò che potrà portare beneficio per Vittorio secondo me è da valutare attentamente, prendendo spunto, esempio, da quei comuni che hanno positivamente, diciamo, iniziato e portato a decime, azioni virtuose che hanno permesso loro quindi di anche migliorare la vita dei cittadini. Direi che abbiamo ancora visto i tempi, 11:15, direi che ancora un quarto d'ora possiamo reggere, insomma. Vedo una mano alzata in fondo, puoi venire qua Aldo, così magari no. Allora, un attimo solo. Se domani TAR ci dà ragione e blocca il traforo, cosa pensi di fare domani il sindaco? Fai un pensiero per fare una galleria unica fino a Vittorio Nord? Dall'ospedale, allora se il TAR ci dà ragione e blocchiamo questo traforo, un domani possiamo fare un referendum per fare un traforo lungo e arrivare fuori a Vittorio Nord, cadendo Vittorio Nord dall'ospedale? Allora, rispondo subito, quello vi faccio magari vedere anche un'immagine, perché appunto Aldo lo conosco e già da anni appunto sta portando avanti anche una sua proposta alternativa di tracciato alternativo del quale si discuteva già da fine anni 80. Che vi faccio anche qui un piccolo spaccato mentre cerco di recuperare, eccoci qua, la presentazione di prima. Allora, spero si riesca a vedere in qualche maniera. Negli anni i vari comitati hanno portato, diverse alternative e quella, che adesso non so se si vede qui con questa striscia gialla, questa era quella sostenuta, se non ricordo male, comunque da Aldo Zanetti, dal comitato appunto del quale lui si fa promotore. Quindi era una galleria unica che dalla sega arrivava, all'ospedale, quindi di fatto una galleria unica funzionale soprattutto per il discorso legato all'ospedale principalmente. E volevo ricordarvi appunto che il progetto attuale di traforo nasce da un'idea di fine anni 80 che prevedeva addirittura una tangenziale che cominciava all'uscita del casello nord di Vittorio Veneto, prevedeva di scendere a sud lungo via Savassa Bassa, per evitare la casa con l'arco, siccome i camion sotto si incastrano, è già successo negli anni addietro, prevedeva un piccolo traforo di Forcal, fondamentalmente, di 700 metri, per arrivare dove c'è l'attuale innesto della rotatoria in località La Sega. Quella strada poi prevedeva di andare più o meno lungo l'attuale tracciato, quindi sbucare a Sant'Andrea, poi bucare la costa di Fregona, arrivare dietro all'ospedale, fare una mega rotonda di circa 100 metri a fianco dell'ospedale, da qui procedere, qua sono le immagini, attraverso i famosi camp da mesche di cui si parlava prima, per arrivare dove dovrebbe essere realizzata la nuova rotatoria, in zona industriale più o meno, all'altezza del campo militare, dell'aeroporto militare. Si biforcava questa strada perché a un certo punto nel Camp da Mesco una parte arrivava quindi a San Giacomo e l'altra arrivava a Col San Martino, sotto Colle Umberto, passando per il comune di Cappella e di Colle Umberto. Questo era il progetto originario di fine anni 80 dell'ingegner Zuccolo di grande tangenziale est di Vittorio Veneto. Negli anni, per una serie di motivi, vuoi per questioni economiche o altro, il progetto si è ridimensionato e si decise di fare solo lo stralcio dalla sega fino all'ospedale. In quell'occasione lo stesso Zuccolo valutò una serie di alternative, ovvero sia disse: come lo facciamo sta strada? La facciamo quindi bucando Sant'Agusta, passando per Rindola, ributtando la costa, passando dietro l'ospedale, la facciamo in altre maniere, e propose anche negli studi preliminari al progetto definitivo, dei quali ho eventualmente comunque i documenti, propose anche una progetto di galleria unica, che è quella che sostiene oggi Aldo.
Progetto che però all'epoca fu scartato principalmente perché per i costi, di fatto, perché comunque abbiamo dei costi molto elevati quando si supera un certo chilometraggio. Io Aldo, questo era per spiegare un po' anche ai presenti la situazione. Appunto, quando avevo partecipato anche personalmente ai diversi comitati, ci fu chiesto, diciamo, da più parti, ma voi che siete contrari all'attuale strada, che alternative proponete? Allora, appunto, in quest'ottica si sono studiate varie alternative, dai trafori, chiamiamoli così, cortissimi, più corti per il semplice superamento di Serravalle, a tangenziali alternative, come una galleria unica. Abbiamo discusso con tantissime persone, ci sono tantissimi pensieri in merito, c'è chi sostiene una cosa, chi sostiene un'altra, chi sostiene l'alternativa zero ovvero sia lasciare tutto com'è, pensare a fare delle piccole opere, dei piccoli interventi sulla viabilità. Quindi ci sono tantissime cose, ritengo che se appunto i piccoli interventi di cui parlavo prima in risposta alla prima domanda non fossero sufficienti a partire dall'apertura dell'autostrada, allora bisogna sederci tutti attorno a un tavolo, anche con la cittadinanza, con la popolazione, avviare questa progettualità condivisa, proporre una serie di alternative da affrontare in maniera specifica con degli esperti e poi vedere cosa decide anche la cittadinanza. Questo senz'altro si potrà fare. Prima, ritengo però, cerchiamo di utilizzare quello che abbiamo. E otteniamo dei nuovi dati che mancano, nuovi dati di flussi di traffico fatti in maniera seria, quindi prendendo in considerazione non solo i numeri ma anche le, diciamo, le abitudini di guida diciamo, di chi si muove in macchina, quindi è una questione molto più complessa di semplici numeri con una telecamera che conta le macchine. Quindi una volta che abbiamo tutti questi dati lo valutiamo e cerchiamo di capire qual è la soluzione migliore. Questo ti posso dire, io non posso dire personalmente sono a favore di una, sono a favore di quell'altra. Posso dire che valutando l'attuale progetto lo ritengo sbagliato per una serie di motivi che in questi anni ho avuto modo di illustrare, che illustriamo anche nel nostro programma. Riteniamo quindi, nell'ottica che si debba fare un'opera di questo tipo, forse ci sono delle soluzioni meno costose o comunque meno impattanti o comunque più funzionali, quello sì. Un'altra cosa che mi sta a cuore, come bloccare San Giacomo dal traffico pesante. Allora, io ho fatto con un'impresa, con un impresario, via sotto le rive, all'entrata del sotto le rive, c'è una scappata molto alta. Se noi tiriamo su quel muro là che costa l'impresa che mi ha fatto un preventivo di 40.000 euro, allarghiamo l'entrata di sotto le rive e mettiamo in sicurezza la strada di 2,5 metri. Con 40.000 lire, 40.000 euro, mettiamo il biglietto e il camion via nella pretella, San Giacomo è pulito, intanto abbiamo il traffico pesante a San Giacomo che non passa più, intanto abbiamo eliminato qualcosa, cosa che pensi? Come dicevamo all'inizio, anche c'è stato anche l'intervento del signor Bastanzetti, di Michele Bastanzetti, sicuramente lo dobbiamo scrivere nel programma, prima di fare grandi opere partiamo da quello che abbiamo, vuol dire mettere a posto via sotto le rive. Vi riporto brevemente un episodio che mi rimane sempre in mente. Quando l'attuale amministrazione propose di realizzare l'attuale bretella di Ceneda, l'attuale bretella, che poi magari vi farò vedere se qualcuno di voi non conosce, non ha avuto maniera di partecipare all'ultimo consiglio comunale del 2013, il comune ha illustrato anche la famosa T, magari ve la faccio vedere per così l'avete anche sotto gli occhi, vi potete fare un'idea di quello che diciamo dal video. Un attimo solo. Allora. Bretella. Vediamo se dovrebbe essere questo. Allora, io qua ho fatto altro che confrontare una serie di progetti che si sono susseguiti negli anni fino anche a portare a quello che l'attuale amministrazione ha approvato, diciamo con un accordo di programma, chiamiamolo così, con ANAS per un eventuale finanziamento. Allora, questa che vedete sotto è una foto aerea, oltretutto è vecchia, abbiamo ancora l'emisfero da costruire, oppure era in costruzione, quindi è molto vecchia, ma questa è la foto aerea che all'epoca la provincia
utilizzò insieme ad altri materiali e documentazioni a corredo del progetto dell'attuale bretella, che è quella arancione. Questa è la rotonda dell'emisfero, questa in arancione è l'attuale bretella, questo è il campo del pit da calcio, diciamo, e questo è il sottopasso della ferrovia e questa è la bretella che conosciamo tutti, che oggi arriva al casello della 27. Se abbiamo un po' di fortuna, qua si riesce a vedere anche via sotto le rive. Questa è la strada che porta a Calpesica e qua è il punto di cui ti stava spiegando prima Aldo, ovvero sia qui la strada che poi in discesa si prende via sotto le rive. E io mi ricordo nel 2009 abbiamo avuto modo di essere accolti come commissione di comitati in provincia da Muraro, che ci accolse proprio nella sede del consiglio provinciale, quando la provincia era ancora in centro Treviso. E noi appunto portammo le nostre ragioni, ovvero sia anche l'idea perché prima di fare qualcosa come la bretella non cerchiamo di mettere, di calibrare via sotto le rive e quindi di pensare alla viabilità anche attraverso nuova segnaletica, eccetera. L'avvocato, il geometra della provincia, sì, geometra deve essere, che è Bottan, se non ricordo, di Cappella Maggiore, che oltretutto è intervenuto anche al Consiglio Comunale di Vittorio, se non ricordo male, di dicembre, ci disse: guardate, lì in corrispondenza dell'incrocio con la strada che porta a Carpesica via sotto le rive, sarebbe da fare, siccome c'è una pendenza, sarebbe da fare una rotatoria. Sì, si potrebbe fare, ci sono un po' delle difficoltà tecniche, però dopo qui in fianco c'è un bellissimo vigneto che sarebbe anche un peccato distruggere. Queste sono parole registrate, io ve le riporto, forse non sono quelle testuali, ma furono registrate queste parole. Di chi fosse quel vigneto io ho mezza idea, ma non sto qui a dirlo, sennò poi mi querelano probabilmente. Questa, ecco, era una spiegazione che faceva un po' sorridere, però questa è quella, la spiegazione che ci diede quella volta il geometro, l'architetto Bottangolo, non ricordo, architetto forse. E sicuramente, secondo me, è una cosa fattibile, insomma, cioè, non vedo una difficoltà tecnica, abbiamo anche la rotatoria qui di Vittoria che proprio, diciamo, in piano non è, mettiamola così, cioè si può realizzare ovviamente, qui è una questione, il problema sulla bretella e perché l'hanno realizzata è una questione, è stata una questione politica di fatto, perché dall'oggi al domani, vi ricordate tutti, dove c'era il distributore, che oltretutto era un distributore storico quello che c'era lì, perché direi che anche una valenza proprio culturale, storica, di quella che è la storia della nostra città. Ho visto alcune immagini in questo periodo in internet, su alcuni siti appunto, che, dove molti utenti riportano alcune immagini storiche di Vittorio, e non me lo ricordavo, ma era veramente bello quel distributore. E hanno fatto una retata, non so come chiamarla, hanno fatto nella notte, sono arrivati appunto giù tutto, se vi ricordate, e il giorno dopo hanno cominciato a far su l'emisfero. E all'emisfero serviva una strada ovviamente, perché altrimenti, infatti se qualcuno si ricorda, il giorno dell'inaugurazione dell'attuale bretella, il rinfresco è stato gentilmente offerto dall'emisfero. Quindi veramente siamo un po' una presa in giro. Ecco, fatto questa piccola parentesi, sono d'accordo, secondo me si può fare, cioè, perché non provare, visto che abbiamo piccoli interventi, prima di proporre grandi opere. Volevo farvi vedere appunto, per chi magari non ha avuto modo di presenziare il Consiglio Comunale in cui l'amministrazione ha illustrato la famosa D, qui ho fatto altro che riportare in nero, questa striscia nera è l'attuale proposta dell'amministrazione di bretellina, ovvero sia di collegamento nord-sud, la, diciamo, via della Bressana è questa. Loro prevedono di fare una rotatoria e ben venga una rotatoria lì, anche noi siamo d'accordo su questo, perché è un incrocio molto pericoloso e tantissime persone ovviamente cercano di attraversare, perché è molto più rapido andare per di là che fare la coda all'emisfero. Volevo ricordarvi che nel progetto del 2005 della bretella di Cenega, della provincia, quindi il progetto che è della provincia, era prevista nei primi diciamo, disegni di progetto la rotatoria, era prevista, poi nel 2007, se non ricordo, con il progetto definitivo la rotatoria scomparve. Per quale motivo onestamente non lo so, perché era evidente la necessità di un'opera del genere. Quindi adesso come al solito facciamo un taccone, come si dice, tacon, come si dice, no? Che dopo spesso si fa più danni che altro, però vedremo poi anche qui, sicuramente qua la rotatoria ci sta. Quello che noi diciamo piano, prima di dire che dobbiamo fare anche tutta questa striscia nera qui. Oltretutto qui in rosso vedete quello che era il primo progetto preliminare di T,
Quindi avevamo un tracciato diverso che era nelle carte della provincia. Quando la provincia presentò il progetto dell'attuale Bretella di Ceneda, fece anche uno studio di fattibilità del secondo stralcio, e questo in rosso era quello che proponevano allora. Di fatto oggi propongono questa cosa in nero, che crea anche dei problemi, perché poi anche su Viale Adi di fatto non è più accessibile se non in una direzione, costeggia per gran parte del tracciato la ferrovia, impedendo di fatto anche un'eventuale possibilità di raddoppio, ritengo di raddoppio, diciamo, del binario, qualora, diciamo, in un futuro roseo la ferrovia di Vittorio potesse essere potenziata e non solo salvata. E poi propone quello che secondo me è una cosa abbastanza complicata, o comunque non di gran logica, che è un sottopasso di via sotto le rive, ovvero sia, a un certo punto si farà un sottopasso e la strada buca nello stato, via sotto le rive, scusate, via Calle Livera, il sottopasso di via Calle Livera, che è questa qua, Calle Livera, e che fa sì che la strada sbuchi sull'attuale stradone d'accesso della zona industriale. Quindi questo è il progetto per il quale al momento c'è un accordo di massima con ANAS, ma di fatto nulla di concreto, ma solo un po' di propaganda, ritengo. Anche perché qua parliamo di nuovo di, siamo sulle decine di milioni, poi milioni più, milioni meno ovviamente. E quindi ritengo che al momento sicuramente sarebbe quello che diceva anche Bastanzetti prima, come ho detto sono d'accordo con quello che ha detto, facciamo una rotatoria qui il prima possibile e cerchiamo di ricalibrare Viale Ardi, Viale Bressana, quella strada che già prima veniva utilizzata dagli automobilisti per accedere più rapidamente alla zona industriale.